settembre 2013, con la Brussels Airlines siamo atterrati all'aeroporto di Bruxelles, provenienti da Milano e diretti in Islanda. Ci siamo imbarcati. Stiamo lasciando Bruxelles. Arrivati all'aeroporto di Reykjavik. Uè, benvenuti in Islanda, eh! Il vento ti si porta! Il cielo è, vabbè, un po' grigiolino, però insomma dai. Tendente al nubeo. Ma è bellissima. Siamo in giro per Reykjavik, siamo arrivati alla cattedrale. La cattedrale con davanti la statua di Leifur Eiriksson, considerato lo scopritore dell'Islanda. Siamo nel centro di Reykjavik. Questo qui è il palazzo del governo. Questo davanti è il teatro dell'opera. Questa è l'unica locomotiva che esiste in Islanda. Ci troviamo al porto di Reykjavik. Siamo venuti qua perché pensavamo di trovare le baleniere e invece non ci sono. Con questa nave si fanno le escursioni per andare a vedere le balene. Queste sono una serie di ristoranti. Salutiamo l'hotel Viking e partiamo per il nostro giro nel sud della Islanda. Ci stiamo dirigendo a Blue Lagoon. Da Greenwich va verso Selfoss, sulla costa ci siamo imbattuti in questa laguna bellissima. Abbiamo un mito, cammina sulle acque. E questa qui è Skógafoss, l'altra cascata. Noi adesso veniamo da qua. Noi facciamo stasera e domani facciamo questo pezzo e dobbiamo domani arrivare fino qua. A B. Ok. Adesso siamo qui. La prima cascata che sarà Seljalandsfoss. Questo è il vulcano che è eruttato. Noi dormiamo in questa zona e questa è l'altra cascata, Skógafoss. La possiamo fare anche stasera, se abbiamo tempo. Questa conformazione di spiaggia si chiama Sandur. Siamo arrivati alla cascata di Seljalandsfoss. Questo è il famoso vulcano Jallafjallajökull. La cascata di Skógafoss. Skógafoss. Voglio andare a trovare la pentola d'oro alla fine dell'arcobaleno. Secondo me c'è. 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 Adesso dobbiamo affrontare questa scalinata per arrivare in cima dove c'è il belvedere. Questo è il fiume che dà vita alle cascate. Eccolo qua, il nostro albergo. Cercheremo di visitare la chiesetta dei Vindar. Volevano fare una foto in primo piano i cavalli, sono stati accontentati. Stanno venendo tutti quanti qua. Chiesetta persa nella campagna. Qui iniziamo la pista per andare a vedere il relitto dell'aereo
E poi tutta la spiegazione tecnica la dà la Rita, perché io non mi ricordo più niente. Grazie, prego. Cazzo, che bello qua. Adesso vedete com'è fatta una pista più o meno. Dai, spiega un po' dove che siamo qui. Stiamo attraversando. Siamo, questo qui è un sandur, che sarebbe una spiaggia di lava. Stiamo andando verso il mare e verso il relitto dell'aereo, che è un aereo che è caduto nel 1973, proprietà della Marina Americana. Questo aereo ha fatto un atterraggio di emergenza, l'equipaggio si è salvato ma il relitto è rimasto qui. È bello da vedere perché è proprio nel nulla. Vedremo il fiume per andare a vedere il relitto dell'aereo. Speriamo di non affondare. Il guado. Questo è il famoso relitto dell'aereo della Marina Americana che è precipitato qui. Uè, grandissimo! Non ti è venuta mica tanto bene la manovra! Non ti è venuta tanto bene la manovra di atterraggio! Stiamo andando a Vic. Bellissimo sei! È una casa molto piccina, senza soffitto, senza cantina. Vabbè, so via. Brigate. Siamo sulla scogliera di Dioraley. Stiamo percorrendo un sentiero e qui è veramente tutto fantastico. Stasera c'è una luce eccezionale. Fantastico qui. Sono sulla scogliera di Dioraley, nella chiesetta di Vic Mirdal in collina. Questo qui è un pezzo di ponte che è stato fuso dalla lava durante un'eruzione e l'hanno tenuto come ricordo. 4 ore, 8 ore. Siamo allo Skaftafell National Park e ci stiamo dirigendo verso il sentiero che ci porterà a Svartifoss. Sionarnipa, il sentiero che porta il ghiacciaio. Sionarnipa si chiama il punto, questo belvedere. La vista sul ghiacciaio. Montagna basaltica. Questo è ancora il ghiacciaio. Ci stiamo dirigendo verso Jökulsárlón. La laguna di Jökulsárlón con foche. Ma guarda. Jökulsárlón stasera ci dà un sacco di soddisfazioni. C'è una luce spettacolare. Questo è in realtà un disastro ambientale dovuto all'effetto serra. Il braccio del terminale del ghiacciaio si è sgretolato e ha formato un lago. Siamo ritornati sulla spiaggia di fronte a Jökulsárlón. Il mare è veramente ingrassato. Questo è il nome del canyon. Vabbè, non andare a farti male lì, Vabbè. Qui stiamo proprio in una zona fortemente geotermica. Infatti è molto fertile. Cioè, qui è coltivata e ci stanno... È l'unica... Siamo arrivati nella zona dei geyser. Ecco, qui ci si può passare. Qui se volete sentire l'acqua, se è un po' più... Adesso arriva. Thank you.
Questa è Kria, la casetta dove abbiamo dormito questa notte. Là in fondo ci sono i geyser. Le passerelle che porta le cascate di Gullfoss. Per jeep è incredibile. Questa è la faglia che divide i due continenti. Da una parte Europa, dall'altra America del Nord. Dove ora c'è la bandiera, anticamente c'era la roccia della legge, un piccolo raduno dove c'era il Parlamento. Questa foto commemora il giorno dell'indipendenza dell'Islanda e qui si sono riuniti tutti quanti in questo punto al parco per festeggiare. Ah, si vede questa inquadratura dalla webcam da casa? Brava! Con il piede sinistro sto in America. Con il piede destro sto in Europa. Vuoi tornare? Sì. Ho buttato la monetina per tornare qui. E questo è il lago del parco Pingvellir. Questa città è? Keflavik. Siamo arrivati allora. Tra poco ci partiremo per tornare a casa.